Per questo numero del mio vlog, oggi ci troviamo in un centro commerciale a Dubai, al Mall of the Emirates, siamo in una libreria e questo libro è il libro My Vision, dello Sheikh Mohammed Al Maktoum, il ruler di Dubai, quello a cui si deve buona parte dell'esistenza di questa incredibile città. My Vision è il suo titolo ed è l'argomento di questo vlog. Come una visione genera ciò che prima non c'era. Quello che vedete alle mie spalle è la famosissima pista da sci al coperto che si trova all'interno di un centro commerciale del Mall of Emirates ed è una delle attrazioni probabilmente più note, anche perché più particolari, che si trovano a Dubai. Per i turisti un qualcosa di strano, ma anche per chi ci abita sinceramente, perché una pista da sci al coperto creata per poter sciare in mezzo al deserto credo che rappresenti molto bene quella che può essere la mentalità di Dubai, no? Perché solo che l'idea, a mio modo di vedere, di creare un qualcosa del genere, cioè solo che l'idea di pensare di mettere all'interno di un centro commerciale un grande tubo, è una pista, come potete vedere, qua non si vede bene, ma sono oltre 400 metri di pista, c'è tutto, c'è la seggiovia, è proprio una addirittura in cima c'è un piccolo rifugio dove la cosa più buffa all'esterno c'è il fungo, quello perché fa freddo sopra, qua ci sono meno 3 gradi costanti per tenere la neve perfetta, quindi insomma è davvero una riproduzione perfetta di quella che è una pista da sci. Infatti qua i ragazzi possono venire a imparare a sciare, imparare ad andare a fare snowboard e soprattutto passare magari 2 ore divertenti. Devo dire, mio figlio con i suoi amici, soprattutto quando aveva 14-15 anni, spesso veniva qua finita la scuola a farsi 2 ore di sci con gli amici e divertirsi, no? Una cosa carina, un'attrazione veramente particolare. Ma soprattutto la cosa particolare di questa pista, che secondo me rappresenta molto bene Dubai, sono 2 cose. Uno, la cura con cui viene tutto quanto, devo dire, impacchettato. È davvero una pista da sci a tutti gli effetti, con ogni minimo dettaglio che non può mancare. Seconda cosa, questo per me rappresenta proprio il potere della visione, cioè prima di poter creare una cosa del genere bisogna immaginarla. E per poter immaginare una roba del genere bisogna avere la mentalità per poter immaginare una cosa del genere. Cioè a qualcuno non verrebbe neanche in mente una cosa di questo tipo, e soprattutto a molti, se a qualcuno venisse in mente, verrebbe facile dire ma cosa vuoi fare, una pista da sci, ma sei matto, ma chi ci verrà mai a vederla, ci prenderanno in giro dappertutto per questa cosa qua così stramba, no? Quindi uno, per creare qualcosa ci vuole una visione. Due, bisogna essere in grado di gestire quella visione, di supportare quella visione, di credere a quella visione, di sopportare anche le critiche alla tua visione, che è in assoluto la cosa più difficile. Bene, Dubai rappresenta il potere di una visione. Dubai è un qualcosa che è nato da zero, nel deserto, poco più di 30 anni fa, e oggi è un modello di eccellenza assoluto, imitato da tutto il mondo. Vi racconto un piccolo aneddoto. Qualche mese fa ero con Flavio Biratore, che mi raccontava quando a fine anni 90, quando ancora a Dubai non c'era niente, non c'era assolutamente nulla, intorno al 95-96 non c'era nulla di quello che c'è adesso, ebbe modo insieme a Bernie Eccleston di incontrare lo Sheikh Mohammed Al Maktoum, il ruler di Dubai, lo Sheikh di Dubai, a cui si deve buona parte di tutto questo. E mi raccontava di come lo Sheikh gli srotolò dei rotoloni di carta con tutto il progetto di quello che sarebbe stato Dubai nei 20 anni successivi, raccontandogli cosa ci sarebbe stato, raccontandogli sarebbe stato il Burj Khalifa, la torre più alta del mondo, il Bujar Arab, la famosa vela, questo, quell'altro, il Mall of Emirates, il Dubai Mall, tutte queste cose incredibili che adesso ci sono a Dubai, e questa città che oramai sta diventando sta avendo uno skyline, ad esempio, che solo poche città al mondo hanno, no? I grattacieli di Dubai, tutto quello di Dubai Marina, sono meravigliosi. Insomma, gli mostrò tutto questo. E quando lui e Eccleston uscirono fuori da questo incontro, mi disse, si guardarono e dissero, this guy is nuts, che te lo devo dire, è un po' matto. Cioè, nel senso che gli avevamo mostrato un qualcosa di talmente grande, di talmente poco credibile, era così poco credibile che potesse essere in una ventina, in 20-25 anni costruito tutto questo, che loro stessi, grandi uomini d'affari, abituati a creare progetti, a realizzare progetti enormi, non ci avevano creduto. Però mi diceva, a distanza di anni, tutto quello di cui ci aveva parlato è stato realizzato.
E questo è proprio il potere della vision, un leader con una visione nella sua mente che riesce a vedere quello che gli altri ancora non vedono e che riesce, grazie a questa sua immagine mentale, a questo suo sogno, a questa sua proiezione mentale, a condividerla con gli altri, tanto da farla vedere anche alle altre persone e in qualche modo far sì che questa si possa realizzare. Niente può essere realizzato se prima non viene visto nella mente. Quindi qualsiasi cosa prima di essere stata creata dall'essere umano è stata prima immaginata. Non può esistere una creazione se prima non c'è una visione mentale di quello che vuole essere creato e realizzato. Okay? I grandi leader, come dicevamo, hanno questa capacità di vedere prima, di immaginare prima e poi di condividerlo con gli altri, di farlo vedere anche a chi non è in grado in quel momento di neanche minimamente immaginarlo. Lo Sheikh Al Maktoum nella sua mente aveva già tutto chiaro di come sarebbe stato Dubai e ancora oggi, se lo si sente parlare, ti descrive Dubai nel 2030 come sarà e il suo obiettivo, la sua immagine ben chiara è che questa città diventi un esempio per il mondo di benessere e di qualità della propria vita. Quindi la cosa importante nel creare un qualcosa è prima riuscire quantomeno a immaginarlo e vederlo. Ma che caratteristiche deve avere questa visione? La prima in assoluto è che sia proprio chiara, nitida nella propria mente. Deve essere un qualcosa che quando lo vedo è come se lo vedessi già fatto, è creato, è realizzato davanti a me. Seconda cosa è come ti senti nei confronti di quella vision. Perché nell'immaginare un qualcosa che non esiste, scattano delle vocine mentali, no? La nostra voce interna parla e ci dice delle cose. Quindi se la tua vocina interna inizia a dire ma va, ma non dir cazzate, non è possibile, non è fattibile, non esagerare, o se inizi a sentire quella sensazione di paura, di tensione, la sensazione che sarebbe bello ma non ce la farò mai, ecco, lì possono esserci dei problemi. Perché è chiaro, prima di fare un qualcosa c'è sempre un po' di incertezza, di titubanza, però è maggiore l'entusiasmo dell'idea di poterlo fare, è maggiore il piacere anche solo di pensare di poterlo fare, di realizzare, è maggiore il vedersi fare quel qualcosa, oppure è maggiore quella sensazione di anche se mi piacerebbe tanto non ce la farei mai. Perché se prevale la seconda rispetto alla prima, è evidente che a monte ci sono in qualche modo delle convinzioni non ok. Il terzo punto infatti è che la vision deve essere collegata a delle convinzioni riguardo a quello che siamo, a quello che possiamo fare, a quello che può essere realizzato, che siano assolutamente positive e produttive. Cosa credo di me? Cosa credo delle mie capacità? Cosa credo di quello che è fattibile? Cosa credo di quello che realizzerò, di quello che genererà, di quelle che saranno le conseguenze? Perché se desidero tanto un qualcosa, ad esempio, tanto da immaginarlo, ma contemporaneamente penso che nel realizzarlo avrò dei problemi, nel realizzarlo la mia vita peggiorerà, nel realizzarlo ci saranno delle difficoltà, nel realizzarlo potrò subire mille situazioni negative che non mi piacerebbe di subire, beh allora tutto questo potrebbe ritorcersi contro, perché ciò che crediamo in qualche modo influenza enormemente come agiamo, influenza enormemente il come noi ci rapportiamo, i nostri obiettivi, e tende, quando ci sono delle credenze limitanti su ciò che vogliamo fare, a generare, queste tendono a creare dei sabotaggi, cioè voglio, mi impegno, ma in automatico una parte di me cerca di difendermi perché pensa che se arriverò lì potrò avere un sacco di problemi. Quarto aspetto importante è la capacità di condividere la vision. Se vediamo solo noi nella nostra mente quel qualcosa, ma non siamo in grado di trasferirlo agli altri, difficilmente potremo realizzarlo, perché l'abilità è quella di coinvolgere altre persone nella propria vision. Quindi, numero uno, se la vedo chiaramente devo essere in grado di comunicarla. Se non sono in grado di comunicarla, probabilmente non è concreta, è soltanto un qualcosa di astratto. Se è facile da comunicare vuol dire che è concreta, che è realizzabile, quindi. Perché per poter essere realizzata deve essere concreta, non può essere soltanto un qualcosa di astratto, di sensazioni. Le sensazioni purtroppo difficilmente sono tradotte in risultati concreti, quindi le sensazioni ci vogliono, certo, sono il motore, l'entusiasmo, l'energia, quelle farfalle dentro lo stomaco che in qualche modo si muovono solo che all'idea di realizzare quel qualcosa, sono il carburante numero uno per poterlo realizzare. Ma quella visione deve essere concreta e quindi concretamente trasferibile ad altri, perché se non sono in grado intorno a me di creare un team che mi supporti, di lavorare con altri per realizzare quella vision o quel progetto da soli, non si può creare nulla.
La vita è uno sport di squadra, da soli non si va da nessuna parte e per poter coinvolgere altre persone che abbiano la mia stessa motivazione devo trasferire questa vision, farla vivere anche a loro e far sì che diventi anche la loro. E tutti coloro che vedranno le stesse cose che vedo io e saranno entusiasmati all'idea di creare quel qualcosa saliranno a bordo e si potrà creare un team vincente. E giusto per farvi capire come ragionano qui, questo è un nuovo progetto in costruzione con una nuova pista da sci da più di un chilometro. Guardate che roba! L'ultima cosa che non può assolutamente mancare è l'execution, cioè la realizzazione di questa vision. Perché la vision è importante, la vision dà motivazione, la vision ci dà entusiasmo, la vision ci fa vivere in anticipo le cose, ma poi le cose vanno fatte. E l'abilità non sa al giorno d'oggi di avere delle buone idee. Il mondo è pieno di buone idee, c'è un sacco di gente che ha idee geniali, ma se le idee non vengono attuate e realizzate non possono generare niente di buono o di positivo. Quindi la straordinaria abilità dello Sheikh Al Maktoum, delle persone di Dubai, è quello di realizzare questa vision. La cosa che è più incredibile per me, che vivo qua da ormai più di 4 anni, è vedere la velocità con la quale vengono realizzati questi progetti, vedere questi palazzi che vengono sulla velocità della luce, lavorando 24 ore su 24, con una focalizzazione incredibile. Ed è un esempio straordinario. Devo dire che da quando io vivo a Dubai ho imparato moltissimo per quel che riguarda la mia attività imprenditoriale. Ho imparato proprio cosa vuol dire appunto vedere quello che gli altri non vedono, non che non lo conoscessi, ma l'ho imparato ancora meglio. Ho imparato cosa vuol dire soprattutto realizzare le cose, perché qua le cose si fanno. E quindi cosa puoi imparare tu da tutto questo? Ce l'hai un'immagine chiara di quello che vuoi? Ce l'hai una tua vision? La stai condividendo con le tue persone o rimane solo nella tua testa? E soprattutto cosa stai facendo di concreto per poterla realizzare? Perché ti ricordo, le buone idee senza attuazione rimangono soltanto dei buoni propositi e con quelli non si combina niente di buono. Le cose vanno prima immaginate, ma poi vanno fatte e realizzate. Quindi cura la tua vision, alimenta la tua vision, non aver paura di pensare in grande, di immaginare in grande, di vedere cose grandi. Se tu lo credi possibile e crei le condizioni per farlo, si può fare. Però va fatto, ci vuole impegno, ci vuole dedizione, ci vuole determinazione, ci vuole focus, ci vuole concentrazione delle energie, non basta soltanto tanta immaginazione e tanta motivazione, ma poi ci vuole azione. Ed è quello che ogni volta cercherò di spingervi a fare con il mio vlog, avere degli spunti interessanti che possano essere tradotti in risultati concreti. E ci vediamo alla prossima.